Mario, quindi quando nasce il Dunigen Square, come nasce e qual è stato il percorso di questo progetto musicale negli anni, a partire dal 2015? Vabbè, questo coro è nato nelle classi del conservatorio Duni di Matera e da lì in poi ha preso piede piano piano negli anni, perché non è che è partito così velocemente. Ci abbiamo messo un po' di anni e grazie alla costanza, alla dedizione, all'impegno, ai bidoni, insomma ce l'abbiamo messa tutta, sia io che i ragazzi. L'aspirazione di questo progetto è quello di stare bene con la musica, perché è la cosa forse più importante per noi. È già un successo quello, secondo me. E quello che viene, quello che arriva di più, è ben accetto, è un dono di Dio, per cui grazie a quello che succederà, un po' per merito nostro, perché ce la mettiamo tutta, e un po' perché vuol dire che il destino vuole così.